Buongiorno a tutti, oggi giovedì 31 gennaio 2019, video dal titolo Banca Centrale Europea, due punti, come e perché arrestare Mario Draghi. Questo video si riferisce all'articolo recentemente apparso sull'agenzia AGI, sezione Europa, intitolato Draghi ha risposto indirettamente al servizio sul signoraggio di povera patria. Allora, quello che temevamo, diciamo, è accaduto, cioè il fatto che delle forze, diciamo così, inadatte a gestire il potere supremo si sono impadronite della Banca Centrale Europea. Ora, in questo caso non è che si tratta di un gruppo terroristico, ma secondo noi si tratta di persone profondamente disturbate dal punto di vista psichiatrico. Questo lo dico perché prima vi leggo le parole di Mario Draghi e poi deciderete voi. Il presidente della BCE è entrato nei dettagli della questione sovranità dei governi nazionali prima e dopo l'introduzione della moneta unica. I paesi dell'euro avevano sovranità monetaria prima della sua introduzione? La domanda. In gran parte no, è stata in sostanza la risposta di Draghi. Anzi, l'hanno riconquistata grazie all'avvento della BCE. Le regole di bilancio tolgono sovranità agli stati membri? In sostanza no, ha sottolineato Draghi, ricordando che in parte non sono state applicate e soprattutto che sono i mercati a togliere sovranità ai paesi con altro debito. Ma andiamo per ordine, seguendo la spiegazione del presidente della BCE. E qui troviamo appunto la frase importante. La frase è questa: fino al trattato di Maastricht, ogni paese rivendicava di avere sovranità monetaria, mentre in realtà gran parte dei paesi non aveva sovranità sulla politica monetaria. Prima dell'introduzione dell'euro, la Germania l'aveva, mentre gli altri erano costretti a scegliere tra agganciarsi al marco tedesco o svalutare, ha spiegato Draghi. Cioè, allora, qua questa frase è veramente il sintomo principale di questo grande disturbo mentale del presidente della Banca Centrale Europea, che dice sostanzialmente, che dice che cosa? Che la libertà è schiavitù. Secondo quanto anche ci insegna Orwell nel suo romanzo 1984, cioè i concetti sono completamente rovesciati. Se tu puoi scegliere, saresti costretto ad essere libero e quindi non saresti libero, ma saresti schiavo. Se invece sei schiavo perché non puoi scegliere, perché ora devi per forza essere agganciato all'euro, quindi non hai più la scelta tra un cambio fisso e poter svalutare la tua moneta, allora saresti libero e saresti veramente sovrano. Questo cioè, è una prova prima facie di questo profondo disturbo che colpisce questa persona, la quale purtroppo bisogna dire ha avuto un decadimento lento e continuo da quando era, diciamo, allievo del grande Federico Caffè, in cui non avrebbe mai potuto affermare dell'assurdità del genere, e poi piano piano con l'avanzare dell'età siamo arrivati a questa demenza senile in cui il presidente prende fischi per fiaschi e lucciole per lanterne. Allora, a questo punto che cosa facciamo? Questo è il punto, cioè come si fa? Come avevo già detto, la Banca Centrale Europea è una istituzione suprema anarchica, indipendente completamente dal controllo democratico e che gode, fra l'altro, di immunità totali rispetto alle giurisdizioni ordinarie. Quindi, quello che successe fu che vennero firmati dei protocolli d'intesa con l'Unione Europea, per cui tutti i membri della BCE, di questa grande organizzazione sovversiva, diciamo, a questo punto, perché non è solo sovversiva nei fatti, cioè nella gestione del potere sovrano della moneta, che quindi toglie ai governi, ai rispettivi governi dei paesi membri la possibilità di scegliere
il destino dei loro popoli da un punto di vista economico e monetario, ma addirittura ci viene a raccontare delle assurdità che ormai non vengono neanche colte dai critici, perché non ho ancora sentito dire da qualcuno quanto sia assurdo dire che se uno è, fra le virgolette, costretto a scegliere sarebbe schiavo, mentre quando invece non può più scegliere sarebbe libero e sovrano. Eppure è una cosa che banalmente è una deduzione che si può fare molto facilmente. Io penso che qualsiasi psicanalista, psicologo, psichiatra sia capace di capire che esiste una dissonanza cognitiva profonda che colpisce questo economista ormai in tarda età. Quindi, ma andiamo al dunque, quindi alla fase operativa, come si fa? Cioè, è chiaro che bisognerebbe chiamare un'ambulanza e ordinare un trattamento sanitario per recuperare questa persona alla vita civile. Ma andiamo a vedere un po' che cosa è successo nella storia, e per questo ho pubblicato sotto al mio video l'articolo L'arresto di Mussolini dalla relazione inedita del generale Caruso. Leggiamo come un altro dittatore che, così almeno dice la storia, aveva però poteri molto più limitati rispetto a Mario Draghi, in quanto appunto era soggetto alla censura del Gran Consiglio del fascismo, eccetera, eccetera, e fra l'altro ricordiamo che Mussolini era subordinato ai poteri delle banche centrali, infatti non poté mai licenziare Stringer dalla Banca d'Italia, che era il governatore dell'epoca, finché non morì e poi lo poté sostituire, perché la Banca d'Inghilterra e la Federal Reserve, che sono i due controllori supremi delle politiche dei paesi del mondo occidentale evoluto, non gliel'avevano permesso. Qui, ma comunque ora non facciamo polemiche. Diciamo che anche Mussolini andava rimosso, e vediamo che strategia è stata usata per poterlo arrestare. Leggo quindi un pezzo dell'articolo. Un autorevole storico inglese, Frederick Deakin, Storia della Repubblica di Salò, racconta le ragioni per le quali il delicatissimo compito di arrestare Mussolini fosse affidato all'arma dei carabinieri, nonostante il comandante generale Azzolino Azzon fosse morto 6 giorni prima e il successore Angelo Cerica ne avesse preso appena il posto. La lealtà dell'arma alle istituzioni era fuori discussione. Le garanzie discendevano evidentemente da una collaudata struttura interna e da una sperimentata prassi ultracentenaria di fedeltà monarchica. Da questa è una cosa un po' che colpisce, no? Si fa la democrazia, si fa la repubblica, e questa istituzione da secoli fedele alla monarchia, vabbè, rimane lì. Comunque questo non voglio sollevare ulteriori polemiche. Il mattino del 25 luglio Cerica stava completando le sue visite di dovere, quando, passato da poco il mezzogiorno, ricevette l'invito a recarsi d'urgenza dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Vittorio Ambrosio, nel suo ufficio di Palazzo Vidoni. Lo stesso Cerica narra che gli fu annunziato da Ambrosio: il re non confermerà la fiducia a Mussolini e intende nominare un nuovo presidente del Consiglio. Alla fine dell'udienza devi provvedere al fermo di Mussolini per evitare che possa prendere contatto con la sua gente e mettersi alla testa di un movimento sedizioso. Alla domanda di Cerica: siamo nel campo costituzionale o siamo fuori dalla legge? Ambrosio rispose: nel campo costituzionale, l'ordine viene dal sovrano. Era mezzogiorno e 25. Si stabilì di usare un'autoambulanza, appoggiata da una cinquantina di carabinieri in autocarro. Con ogni probabilità Mussolini sarebbe stato accompagnato da una scorta personale. Quindi esisteva lo sgradevole rischio di una zuffa sulla pubblica strada all'esterno della Villa Reale, a meno che si fosse deciso risolutamente di compiere l'arresto entro la cinta della villa stessa, in questo caso all'interno del grattacielo della BCE di Francoforte. Mutatis mutandis. Era indispensabile ricevere un ordine esplicito, ma a questo punto essenziale sarebbe rimasto in sospeso sino all'ultimo momento. Proprio allora il questore addetto a Casa Reale giunse al gruppo carabinieri per prendere accordi precisi.
L'ambulanza si sarebbe fermata nel viale della villa e il camion con i 50 uomini si sarebbe nascosto dietro i cespugli di Villa Savoia dalla parte opposta della scala. Preparato in mezzo a questa sarabanda di incontri e di dubbi, l'arresto avvenne senza clamori e senza resistenza da parte del duce. Ai piedi della scalinata del Palazzo Reale, un capitano dei carabinieri si presentò a Mussolini, comunicandogli di essere stato incaricato dal re di accompagnarlo per proteggerlo dalla folla. Perfetto, scenario perfetto. Mentre stiamo leggendo da qualche altra parte che la signora Macron è stato predisposto un bunker per ospitarla nel caso che i gilet gialli, la protesta, dovesse ulteriormente crescere a livello di importanza, vediamo che questo stratagemma dei carabinieri, molto intelligente, è stato quello di dire: ti portiamo via, ti arrestiamo, senza dirglielo chiaramente, per proteggerti dalla folla. A quel punto Mussolini ha un gesto fra il seccato e lo stupefatto, raccontò il giornalista Paolo Monelli, Roma 1943, e fa per avvicinarsi alla sua macchina senza badare che il conducente non c'è. Ma il capitano gli sbarra di nuovo il cammino e, accennando a un'autoambulanza che sta poco discosta, non in questa, gli dice, in quest'altra. Mussolini si lascia guidare, ma giunto al predellino esita, si ferma, che ha visto dentro alcuni uomini armati. Con gesto improvviso, il capitano dei carabinieri lo afferra per il gomito e, con l'aria di sorreggerlo, lo spinge dentro. Mussolini siede sopra un lettino, lo sportello è chiuso, la macchina parte veloce. Ecco che qui abbiamo un'indicazione operativa, mutatis mutandis, che potrebbe essere usata con il paziente Mario Draghi, che appunto dà segni di squilibrio mentale e al quale si può benissimo andare a prelevarlo, sostenendo di doverlo proteggere dalla folla, cosa che fra l'altro potrebbe veramente avvenire se le cose continuano in questo modo a livello di Euro e di Europa. E la legittimità costituzionale di questo arresto, in questo caso sarebbe, diciamo, ci vorrebbe, basterebbe che un psichiatra firmasse un ordine, informatevi su come sono le procedure per il trattamento sanitario obbligatorio. Ci vorrebbe, secondo me, non solo, diciamo, l'ordine di uno psichiatra di ricovero coatto, ma anche naturalmente avallato dal sovrano per avere valore così. E chi è il sovrano? Il sovrano è il popolo, lo sappiamo in Italia, quindi basta che qualsiasi popolano firmi insieme allo psichiatra quest'ordine di ricovero e potremo finalmente essere tutti liberi e tranquilli. Vi lascio con i riferimenti sotto al video di quanto ho detto finora e alla prossima. Arrivederci.